Ma indagine congiunturale di questo semestre appunto parla di una ripresa, possiamo dire insomma che la ripresa c'è, la ripresa è ufficialmente una ripresa sostenibile, pertanto gli indicatori sono abbastanza positivi. Questo vuol dire che la situazione di stagnazione pregressa è ormai abbandonata. Dobbiamo però considerare che c'è, per tenere questa ripresa nel tempo, bisogna considerare degli elementi aggiuntivi che purtroppo oggi ancora non abbiamo, che sono appunto la burocrazia che continua a stringere ovviamente le imprese e gli imprenditori, le verifiche continue sulla base appunto di norme a volte fumose e tutta una serie di sistemi della pubblica amministrazione che invece di aiutare l'impresa e l'imprenditore tendono sempre a chiudere all'interno della morsa l'impresa. E questo purtroppo a discapito del territorio, perché l'impresa vuol dire fare economia per il territorio, non vuol dire fare economia per l'imprenditore, perché consideriamo che dietro un'impresa ci sono sempre lavoratori che hanno reddito per le loro famiglie, l'impresa produce reddito che paga quindi imposte, quelle imposte servono per pagare il sistema Italia e quindi il sistema provincia di Frosinone, per cui se noi facciamo morire le imprese, facciamo morire il sistema della provincia di Frosinone. Il trend positivo che si è manifestato è grazie al sentiment degli imprenditori che con la loro voglia, la volontà di superare questa crisi hanno attivato tutte le loro capacità e possibilità imprenditoriali per poter affrontare queste difficoltà che la recessione e la crisi ci stava ponendo da lungo tempo. Purtroppo dobbiamo rilevare che da tutto ciò, anche se sono aumentati i fatturati, aumenta la fase positiva del trend delle esportazioni che è pari al 7,5% in aumento rispetto al semestre precedente. L'occupazione non ha avuto questa spinta immaginabile e auspicabile. Questo dovuto molto probabilmente al fatto che dalla ricerca si evince dal maggior costo di gestione, dai costi della produzione, soprattutto dal costo del personale e non meno dalle difficoltà ambientali. E questo è un grosso handicap.